Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Speedy Tactics dedicato interamente a Juventus-Inter, al derby d'Italia, perché mi sono riguardato la partita e ragazzi possiamo dirlo, cioè ho confermato la sensazione che avevo avuto in diretta. La Juventus ha mangiato l'Inter sul piano della voglia, sul piano dell'intensità. È stata una Juventus cinica, guardando i dati, guardando il match report messo a disposizione da Soccerment, mi aspettavo in realtà una partita un pelo più paritaria a livello di dati, invece c'è stata una netta supremazia dell'Inter, quantomeno per quanto riguarda le statistiche, ma la sensazione che si è avuta è stata proprio quella di una Juventus che quando ha trovato la via del gol, ma possiamo dire a partire dall'inizio del secondo tempo, una Juventus che ha cambiato marcia, una Juventus che ha morso, ha letteralmente mangiato sportivamente parlando i nerazzurri. Credo che questa sia la caratteristica un po' più importante, un po' più evidente, che sta appunto caratterizzando questa nuova Juventus, se così vogliamo chiamarla, cioè la Juventus che ha cominciato con quel cerchio magico in occasione del derby della Mole, Torino-Juventus. Dal derby della Mole al derby d'Italia, una caratteristica madre, la Juventus che mangia gli avversari, la Juventus che torna a contrastare gli avversari, la Juventus che è presente. E quindi ci sono due caratteristiche che secondo me hanno contraddistinto questa partita, con alcune conferme molto importanti rispetto a quello che abbiamo visto in queste ultime uscite. In realtà ragazzi, in fase di possesso una piccola sorpresa della Juventus, perché Allegri ha deciso di schierarsi con la difesa a 4, cioè difendavamo praticamente a 3, quindi con i due quinti diventava una difesa a 5, ma in fase di impostazione, partendo da un 3-5-2, si arrivava ad avere praticamente un 4-2-3-1, un 4-4-2, chiamatelo come volete, ma comunque c'erano Danilo e Bremer un po' larghi, con i due terzini Alessandro e Cuadrado che si abbassavano molto. Questo è confermato anche dalla heatmap presente nel match report di Soccerment. È appunto una Juventus che ha deciso di disporsi in questo modo quando partiva dal portiere, quando partiva da Wojciech Szczęsny. Una Juventus che però non mi piace quando si mette in questo modo, quando si dispone in questo modo, perché c'è una linea veramente troppo piatta tra i quattro difensori. Il motivo ragazzi è sempre lo stesso: non abbiamo terzini che saltano l'uomo, non abbiamo terzini che con lo stop a seguire tagliano il pressing, il primo pressing avversario, anzi abbiamo dei terzini che con il primo controllo sono sempre molto timorosi, vanno sempre molto all'indietro, già con il corpo sono giocatori orientati all'indietro, e questo non fa altro che favorire l'azione di pressing della squadra avversaria. Ma soprattutto quando ci disponiamo così a 4, e mi viene in mente principalmente la trasferta, la tremenda trasferta di Genova contro la Sampdoria, ci togliamo veramente da soli delle linee di passaggio che potrebbero diventare molto importanti, perché la Juventus quando comincia a fare questo tipo di possesso sterile, tu vai a vedere i giocatori e il 100% dei giocatori di movimento ha tutte le spalle girate, hanno tutti le spalle girate, sono tutti lì che guardano Szczęsny, non c'è uno che attacca la profondità, non c'è uno che fa un movimento senza palla ad attaccare la profondità o ad attaccare le spalle dei difensori. È il motivo per cui secondo me nell'ultimo periodo anche Ken aveva un po' superato, scavalcato le gerarchie, perché è un giocatore molto diverso rispetto sia a Vlahovic che a Milik, perché è un giocatore che svaria molto nel fronte d'attacco, si defila, attacca la profondità, crea degli spazi interessanti che possono essere coperti e in cui tu devi andare a mangiare la seconda palla, e in questo la Juventus è molto forte. Ma con l'Inter lo abbiamo visto una sola volta, cioè nella primissima occasione del secondo tempo, Danilo che imbecca Milik, seconda palla raccolta da Miretti, Fagioli che si apre, cross dentro per Rabiot che ormai ha cominciato a seguire molto bene l'azione e che conclude di testa sparandola però in questo caso sopra la traversa di Onana. Ma come dicevo, la caratteristica principale, quella che è emersa in modo evidente, quella che davvero mi ha fatto sorridere anche riguardando la partita, è stata la voglia di aggredire il pallone una volta perso. Attenzione, la riaggressione del pallone è un concetto ben diverso rispetto al pressing, perché tu fai pressing in ogni momento della partita. Contro l'Inter invece la Juventus decide, Allegri decide di aspettare l'Inter nella propria metà campo, ma quando la Juventus aveva il possesso e andava magari a sbagliare un passaggio, magari l'Inter era brava anche a intercettare un pallone, era lì che la Juventus subito
con il giocatore che aveva appena sbagliato il passaggio, era lui il primo a riaggredire, seguito poi dai vari compagni di reparto. Questo in centrocampisti lo hanno fatto in maniera impeccabile, sono stati meravigliosi a creare delle vere e proprie gabbie umane attorno al portatore di palla dell'Inter non appena la Juventus perdeva il pallone. Questo ovviamente si riflette poi anche in un atteggiamento molto più aggressivo e propositivo da parte dei difensori, che potendosi incollare ai rispettivi avversari permettevano quindi di avere queste linee sempre molto strette, anche delle marcature preventive davvero molto, molto efficaci. Nel caso in cui l'Inter riusciva a venire fuori a questo primissimo pressing della Juventus, ecco che allora la Juve scappava lì indietro, si rintanava e andava a formare nuovamente quelle due linee molto strette, da 5 in difesa, da 4 a centrocampo, con Milik l'unico a ballare per dare fastidio, no, al regista dell'Inter, che in quel caso era appunto Çalhanoğlu. Dicevo, una partita che a mio avviso è stata una partita abbastanza alla pari, che probabilmente se fosse finita in pareggio per quelli che sono stati i punti, no, della partita, probabilmente sarebbe stato anche un risultato giusto, lo confermano anche le statistiche. In realtà, se io vado a vedere un po' la panoramica della partita attraverso il grafico dell'expected thread, vedo un forte predominio dell'Inter, no, con qualche fiammata della Juventus. Io credo che questo sia giusto accettarlo, credo che questo sia giusto ammetterlo. Il primo tempo, soprattutto rivedendolo da fermo, da freddo, è stato effettivamente un primo tempo brutto da parte della Juve, ma è stato brutto perché la Juventus non ci ha neanche provato a far male all'Inter. La cosa che mi ha sorpreso e che mi ha infastidito un po' è stato proprio vedere la Juventus che certe linee di passaggio nemmeno le cercava, nemmeno le provava, e giustamente tante volte questi errori venivano sottolineati proprio da qualche rumorio di sottofondo dell'Allianz Stadium, perché si vedeva perfettamente magari il movimento senza palla che invece che essere premiato veniva totalmente non considerato, tornando all'indietro e riprendendo questo possesso palla sterile. La capacità e anche la fortuna della Juventus di rimanere dentro la partita, il fatto che l'Inter nel primo tempo non abbia sfruttato le sue occasioni da gol, ha fatto sì che la Juventus potesse svoltare psicologicamente, ed ecco che è andata ad aggredire immediatamente la seconda metà di gara. Si è visto dalla primissima azione che la Juventus aveva un piglio diverso, ma la vera differenza, ragazzi, la vera differenza l'ha fatta appunto la fame, la voglia di riconquistare il pallone e soprattutto l'efficacia di andare in verticale, perché tante volte magari la ripartenza viene vista come un concetto un po', non dico antiquato, ma magari sottovalutato, perché c'è sempre l'idea di paura e rispetto e timore reverenziale nei confronti dell'avversario. In realtà la ripartenza e la verticalità sono due concetti diversi. La Juventus è forte quando gioca in verticale. Ciò significa che in qualsiasi posizione del campo la Juventus riesca a recuperare il pallone, la prima idea non è quella di consolidare il possesso palla, ma è quella di andare in avanti a fare gol. Attenzione ragazzi, non è un dato da sottovalutare, per il semplice motivo che la Juventus di Allegri magari di qualche anno fa, l'1-0 lo avrebbe difeso fino alla fine, soprattutto dopo il gol annullato di Danilo. La Juventus dell'altra sera, con quell'incoscienza, no, dei ragazzotti che sono in campo, guidata da questa incoscienza di questi giovani che stanno veramente trainando la carretta Juventus, ha fatto sì che anche dopo il gol annullato, la Juventus ha tirato fuori quell'energia, quella forza, perché voleva andare a fare il secondo gol, perché ha capito che poteva andare a fare il secondo gol, perché il primo gol le ha dato la forza mentale, la sicurezza mentale di prendere in mano la partita e di non mollarla più. Se nei primi 60 minuti il pallino è stato in mano all'Inter, l'ultima mezz'ora, ragazzi, è stata a tinte bianconere, c'è stato un predominio assoluto della Juve. La Juventus era quasi spiritata, li guardavi negli occhi, erano giocatori che veramente appena perdevano il pallone avevano il desiderio, l'urgenza di andarselo a riprendere e soprattutto, una volta riconquistato, di andare dritto in verticale a fare gol. Questo, ragazzi, è un bellissimo segnale, perché la Juventus è questa roba qua. Non è bel gioco, non è tattica, non è tecnica. La Juventus è riconosciuta nel mondo per la sua voglia e per la sua fame di vincere.